Allora, abbiamo un Conqueror che ha subito rework, quindi deflect troppo troppo presto, decisamente. Ok, va bene. Il conquistatore è stato reworkato e ha imbloccabili ovunque più o meno. Questo, quelli che devono essere attacchi inschivabili nei testing grounds ancora mesi fa sono diventati imbloccabili in pratica. Questo JJ non dovrebbe finire la stamina, bravo però. Vabbè, se la schivata a quella Sifu Stance avesse funzionato sarebbe stato interessante. Forse la poteva fare due volte, perché JJ la può fare più volte. Ok, proviamo, dai, vediamo un po'. Buono, vabbè, questi attacchi schivati erano easy da deflectare. Non voglio interferire, ragazzi, non lo stanno facendo loro. Purtroppo le Brawls sono... purtroppo non sono giocate come effettive 2v2, peccato, ma... diciamo ci sono delle regole... No, 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 tranquillo, non ti faccio niente, scusa, ero troppo vicino, prego. Datevi questo bacio, dai, su. Ok, buono. Vabbè, gli faccio fare anche l'esecuzione, anche se appunto non è che mi convenga molto. Attacco zona, pic, via. Questa è la combo della stagione 1 di For Honor. Attacco a zona. Mi sono mancati gli attacchi a zona, dai. Terzo round. Ok. Buono. Mamma mia, amico, devi attaccare. L'ha colpito il GG? Non ho capito. Boh, vabbè, non mi interessa. Gli faccio pure la cosa... così. Voglio farmi anch'io l'oroci dorato, ragazzi. Vabbè che non so quando uscirà sto video, però... quarto round. Voglio anch'io farmi l'oroci dorato. Non sono capace di fare un deflect, a quanto pare. C'è un cane che sogna dietro di me.
Abbiamo vinto! E vabbè, non ho fatto una grande mischia. Ok, sono passati i duelli. Ah, la latenza di questo tizio è un problema. Vabbè, condizioniamolo un po'. Molto bene. L'abbiamo condizionato. Adesso vedremo di fare qualche calcio, dai. Ho visto, ragazzi, come si fa l'oroce dorato. Mi mancano tutti gli equipaggiamenti. Secondo round. Però è bello, argentato, bellissimo. Sei bello. Classic. Vieni qua. Sconfitta. Che bello tutto il lavoro fatto nel primo round, inutile. Scusate, brain fart completo. Ora mi concentro. Oh, ho sbagliato. Pezzo guardia. Niente. Raga, niente, è tutto perché io devo fare un parry, lo capite che io devo fare un parry, fare l'esecuzione. Che cos'era questa esecuzione? Il triangolino. Con le frecce. Non lo so, ragazzi, lo sapete che io... sta cosa, cioè, non mi andava, no, di finirlo con le combo funzionanti dell'oroci. No, bisognava fare le robe che non le so fare perché sono scarso. Beh, buono. Adesso voi lo sapete che succede di nuovo, vero? Cioè, io adesso devo fare un'esecuzione. Ci sta, dai, che cazzo. Bisogna divertirsi, non bisogna vincere, capite? È così. Volevo fare il rematch al ragazzo di prima. Ah, giochiamo qua. No, ok, niente. C'è un po' di input lag nei nostri cervelli. Volevo un rematch a quello di prima, lo Yorm, ma giustamente... Oh. Sbagliato. Beh, ha sbagliato anche lui, molto bene. Ok, un parry in ritardo ha fatto. Niente, il tizio di prima non mi ha fatto il rematch. Volevo, insomma, giocare in maniera normale, ma... Secondo round. Perché giocando di condizionamento col calcio e con lo spezzaguardia, con l'oroce, si vince abbastanza bene. Però, cioè, capite che è una rottura di palle, no? Minchia, raga. Volevo fintarlo, ho mancato proprio il tasto, ma l'ho ucciso lo stesso perché ho mancato il tasto.
E lui avrà pensato, no, ma non è così stupido da lasciare andare quel pesante. E invece, cioè, o meglio, non l'avrei lasciato andare. È che ho le mani che sono delle padelle, in realtà. Questo. Tanti attacchi a zona. Beh, mi è piaciuto che abbia aspettato per fare quello. Mi sono flashati gli occhi alla fine. Ho vinto a cazzo. Però ho vinto. Vedete, se uno non vuole fare per forza l'esecuzione, allora ci funziona, raga. GG, alla prossima. Finale un po' triste, ma devo chiudere. Devo mettermi a montare quattro video adesso. Nice. Alla prossima, raga.